Ehi, ciao, da Angelo Mangiapane, benvenuto a questo breve video. Oggi voglio mettere in comune con te una breve riflessione che ho fatto così, frequentando l'ambiente dei tangueros. Cosa succede? Cosa si muove? Di cosa si parla? Ma soprattutto quello che mi ha colpito è come si parla. Sì, proprio così. Mi ha colpito che esiste ormai un codificato, cifrato, segretissimo linguaggio che è comprensibile soltanto a quelli che stanno dentro questa tribù, che è il popolo della Milonga. E già Milonga è una parola segreta. Se uno da fuori ci ascoltasse parlare o leggesse quello che scriviamo sul blog, su Facebook, o si metterebbe le mani nei capelli, o direbbe: ma questi sono tutti pazzi. Non c'è nessun modo in cui uno riuscirebbe a capire di cosa ne parliamo e che cosa significa cabeceo, cortina, musicalizzador, milonga, cosa significa mirada, e milonghero, nuevo, è semplice, fai la barrida, dopo fai lo cio adelante, oppure uno cio atrás. E non dimenticare che con la mordita devi chiudere il piede alla dama a sandwich e osserva la dama se va in sentada. Ho comandato un voleo, una colgada, e lei si è divertita tantissimo. E non è finita qua. Poi dopo crusada, parada, sacada e planeo, e esiste un vero e proprio linguaggio segretissimo, la cui comprensione è ovvia per noi, ma è completamente preclusa a quelli che vengono da fuori, dalla nostra cerchia naturalmente. E adesso ci saranno ora dei ballerini nuovissimi che stanno guardando questo video e mi rivolgo proprio a loro. Non vi posso garantire che rimarrete immuni da questo virus, attaccherà anche voi e inizierete a delirare, scherzo. Imparerete molto presto la grammatica fondamentale di questo linguaggio sconosciuto che appartiene a noi, seguaci, tra virgolette naturalmente, e che è fuori dalla via del tango, non può comprendere. Mi ha colpito quante persone lo usano, e anche quelle che apparentemente, almeno da quello che vedo io, sono arrivate da poco. E dicono, dopo la tanda c'è la cortina, semplice, guarda, usano i pezzi fondamentali di questo linguaggio segreto, e mi colpisce come si diffonda a macchia d'olio. E mi ha colpito anche con quanta naturalezza lo usano, anche se, come se fosse la cosa più semplice del mondo. È semplice, fai la barrida, fai l'ocio. L'altro giorno parlavo con un mio amico che il tango pensa sia qualcosa da mangiare a Natale e mi fa: barrida, ma che fai Angelo, ma là la sgridi la donna con la quale balli? E poi dice: ocio, che cosa? Sacada, come? Ma allora gli ripesti forte i piedi alla ragazza, sì, e così via. È interessante invece sentire come il nostro linguaggio tra di noi ci aiuta a capire ed arrivare direttamente al sodo di quello che vogliamo dirci. Poi un'altra cosa che ho notato è quando le persone, i ballerini che usano questo linguaggio, sono proprio in un certo senso fieri, sono orgogliosi di poterlo utilizzare, questo linguaggio segreto. Come questo sia collegato a un sottile senso di appartenenza, a qualcosa che, a un clan, a una tribù, a un popolo, una comunità, che noi col nostro linguaggio possiamo capirci, ma quelli che vengono da fuori non possono assolutamente comprendere, capire. E con un orgoglio, con una fierezza, e questo è un aspetto importante. E poi inoltre ho notato quanto tempo si risparmia a comunicare. Una di queste paroline cifrate, se lo dovessimo spiegare
a uno che non sa cosa significa corrisponde a mezz'ora di conversazione. Vagliela a spiegare a una persona cosa significa mordida, a uno che al massimo avrà morso un panino, una mela, e vagli a spiegare la mirada, il cabeceo, la filosofia che ci sta sotto. È già partita via mezz'ora? In effetti, quando noi ci parliamo risparmiamo tantissimo tempo. Con una parola diciamo l'equivalente di 32 parole. Questo è quello che si muove all'interno della nostra comunità, in termini di linguaggio segreto. Io l'ho notato, e voglio fartelo notare, è un linguaggio riservato agli adepti. Questo, a mio parere, crea un fortissimo senso di connessione, un fortissimo senso di comunità. Sai, vedo che il tango argentino non è solo un ballo, è comunità, è relazioni. E il livello più alto non consiste solo nel muoversi il venerdì, sabato sera, ma creare una cultura di comunità, che poi dopo sono le persone che ti stanno vicino, che condividono con te la stessa passione. Ma io dico, se c'è questa connessione tra te e loro, come fai a sentirti sola? Questo voler dipendere, voler stare sulla stessa lunghezza d'onda, parlare lo stesso linguaggio, questo ti dà certezza di essere circondato, circondata da amici, da amiche, un gruppo che si evolve con te, così, perché tu non rimani sempre uguale, così come non rimango sempre uguale anch'io nel tempo. E questo credo che sia uno dei segreti per il quale il tango argentino funziona. Va bene, sono soddisfatto e felice di avertelo detto, oltre che orgoglioso e fiero che continui a seguirmi sulla via del tango, una via che ti appassiona, che già corrisponde alle tue inclinazioni naturali. Io in cambio continuerò a darti contenuti di valore, io e Carla Colotti, che ormai hai già avuto modo di conoscere, lavoriamo sodo per portarti il meglio, quello che stai esattamente cercando. E approfitto per chiederti, se hai una richiesta da fare, falla, scrivi un'email a Angelo Mangiapane, e Angelo Mangiapane, tutto attaccato, @ laviadeltango.org. Lo ripeto, Angelo Mangiapane, tutto attaccato, @ laviadeltango.org. Bene, non voglio stordirti di più, credo di averla fatta fin troppo lunga. E un in bocca al lupo da Angelo e dalla infaticabile Carla. E un ciao e a presto.